Io avevo 23 anni, ero molto piccolo, e il nostro primo incontro fu fantastico perché io mi presentai con un maglione rosa, sorridevo tantissimo e lui mi fa: ma scusa, ma tu per chi stai qui? Io per il libanese. Vabbè. Se ci sembravi Wanda. Allora vedo che guarda Laura Cuscino, che è stata la casting, che ha fatto questo lavoro straordinario anche loro. E Laura fa: sì, sono il libanese. Insomma, lui mi dà l'azione e cominciamo a lavorare, vabbè, insomma, a un certo punto però sarò breve, non vi racconterò tutti i sei provini. L'ultimo provino mi fa: vabbè, ma io e te che ci dobbiamo dire? Dico: stai, non lo so che ci dobbiamo dire. Ma lo vuoi sto contratto? Dico: sì. E là, fammi lo sguardo da contratto. E io non capivo, stavo lì, metto lì. No, non ti credo. E alla fine è nato lì, tra l'altro, lo sguardo in libanese. Tant'è che sul set ogni tanto mi diceva: Libano, qua fammi lo sguardo da contratto, motore. E tu andavi giù. È stata una grandissima esperienza. Tutto vero, eh? No, vabbè, anch'io ho fatto un po' di provini, non mi ricordo quanti, se due o tre, e mi sa che sta anche nei contributi di uno dei DVD, quando ci hai riconvocato, insomma, alla fine di due dei provini mi richiama la casting e mi dice: guarda, è quasi fatta, però ancora manca qualcosa, non so se Sky o comunque di Catplay o Stefano vogliono vedere ancora delle cose, rivediamoci domani pomeriggio lì. Andiamo lì e c'eravamo io e Alessandro Roglia, che si nasconde qui dietro, e ci portano giù dove avevamo già fatto degli incontri. Stefano, con una padronanza, è un attore della Madonna, oltre che un regista incredibile, ci dice: guarda, dobbiamo fare questa cosa perché ancora non va molto bene, perché siete stati i primi ad essere stati scelti, tu per il freddo e tu per il dandy. E c'è, mi sa che sta, penso, nei contributi, non so di quale DVD, la scena in cui io non realizzo bene la cosa, perché stavo facendo le prove di uno spettacolo teatrale sfigatissimo, non ho visto nessuno, insomma, in 10 anni fortunatamente, e anche e soprattutto grazie a questa serie qui, la mia carriera, la nostra carriera è assolutamente decollata, quindi ricordo quei giorni come, non lo so, non avevo la minima idea di che cosa sarebbe successo, insomma, quindi ritrovarsi qui dopo 10 anni in questa sala incredibile con tutto il pubblico che ancora ci segue, ancora rivede questa serie, oppure a distanza di 10 anni la vede per la prima volta, mi sembra incredibile. Ti ricordo che i social non c'erano, questa cosa secondo me è fondamentale, grazie ai social abbiamo fatto un po' di inizio, l'ha messa giù soft rispetto a quello che ha fatto Stefano. Io per anni ho sognato di fargli causa in realtà, per quello che mi ha proprio creato quello spavento, perché te non ha raccontato. Esatto, perché lui mi ha dato la risposta in modo soft, io vi dirò quello che c'era prima, che c'è stato prima. Immaginate quel periodo durante i provini, io penso che chiunque a Roma, pure i tombini, hanno fatto i provini per Romanzo Criminale. Quindi là c'era un ambiente completamente, diciamo, eccitato con la questione. Quando le voci di corridoio, incontravi gente per strada e diceva: so che tu farai una serie, io non so nulla, giustamente. No, però E io, no, io veramente, scaramanzia a parte, era un venerdì, io ero contento, ero andato a comprarmi un paio di jeans come atto completamente capitalista e liberatorio, e mi arriva una telefonata della casting, Laura Moncino, che mi dice: guarda Alessandro, c'è un problema, un problemino, manca tanto così, però dobbiamo sistemare una cosa. E ho detto: cosa? Oggi pomeriggio alle 3, fatti trovare allo studio. Ma come, sei sempre stata così carina con me? Che è successo? Comunque, arriviamo io e Vinicio davanti allo studio 40 minuti prima, un'ora e mezza prima, iniziamo a creare qualsiasi tipo di complesso nei nostri confronti. Forse sono troppo riccio, forse sono troppo biondo, forse... Arriviamo, loro, in una maniera veramente meschina, hanno tenuto botta tutto il tempo, ci hanno messo davanti una macchina da presa,
a me mi dice che eravamo verdi, e sul DVD del cofanetto si può vedere che eravamo verdi. E non per interpretare i Visitors. No, affatto. E Stefano fa beh, ragazzi. Sì, però questa risatina per noi è stato l'incubo più grande, per il motivo per cui ho pensato di fargli causa un sacco di volte. Benvenuti a bordo. E lì c'è tutta una cosa di parolacce, abbracci, e felicità. Vabbè, dai, fai. Ciao, sono il bufalo. No. Allora, sono Papi, ho interpretato Patrizia. A me non me l'ha detto Stefano. Cioè, a me proprio non ho mai cagato. A me mi ha chiamato Laura Muccino dicendomi... Fossi in te mi comprerei un paio di tacchi, perché anch'io sono andata a fare il provino con le scarpe da ginnastica gialle, i jeans e un maglione a collo alto così. Quindi lui mi ha detto, che sei venuta a fare? Infatti io sono stata nominata per fare la parte che poi è stata, insomma, di Roberta, non di Patrizia, l'altra. Allora no, e il discorso è stato che prima di prendermi, cioè prima di sapere che avrei fatto la parte, loro mi hanno chiamato un giorno, forse c'eri anche tu, a fare soltanto una prova costumi, perché è evidente che il personaggio di Patrizia aveva bisogno di una fisicità, un impatto fisico forte. Quindi mi chiamano i miei agenti dell'epoca e mi dicono tu vai, qualsiasi cosa accada, tu dì di sì. Quindi questi... Ti puoi spiegare meglio. Mi hanno tagliato i capelli, mi hanno provato tutti i siti del mondo. Io uscivo da questo camerino, tipo, c'era, sembra di stare, non lo so, in un esame universitario, col baby doll, con le cose. No, cioè... meglio di così, stai peggiorando. No, puoi raccontarla forse un po' meglio. Allora, nessuno mi ha mai toccata. No, nessuno mi ha mai toccata. No, scusate, era per dire che però prima ancora di essere presa mi hanno tagliato i capelli, mi hanno fatto tutto un lavoro, come dire, estetico, no? Perché è evidente che era una parte abbastanza importante del personaggio. Stai andando fortissimo, giuro. No. Vabbè, e niente. Detto ciò? No, perché poi le interviste sono la parte più difficile, possono essere anche 20 anni, ma quelle cose le separo o non le separe. Ci arriverò prima o poi. No, diciamo che però, a parte tutta questa cosa qui, poi in realtà è stato... Cioè, Stefano ha avuto difficoltà con me, perché io ero esteticamente caruccia. No? Cioè, ero giusta. Però... Spingete il microfono. Aiutatela. No. Quando mi diede la pistola finalmente nella seconda serie col bufalo, e infatti lui mi disse a te, tornava di fare mignotta, quindi da una parte è stato, ho fatto citare poverino. La mignotta naturalmente non era dispregiativo, ma era proprio da parte. No, perché io guardo da quel momento, no, visto come sarà la piega della conversazione, vabbè, grazie a tutti, prego. Daniela la stessa imbranata una volta quando fa l'intervista. No, imbranata era un complimento. Complimento assolutamente, nel senso. No, è un attestato di stima. Assolutamente. Sì, sì. Però sai che dire, io all'inizio feci il provino per il nero e mi ricordo esattamente che feci le cose più cretine che un altro giovane poteva fare per affrontare un provino, insomma. Mi tinsi i capelli di nero, non dormivo per 3 giorni per restare più bianco possibile con la faccia più sfatta. Poi arrivai al provino e ero totalmente devastato, insomma. Naturalmente fingevo di essere romano perché non lo ero, mi spacciavo da romano, però feci 2 o 3 provini per il nero andando avanti.
E uscendo poi in motorino mi incontrai con Francesco Montanari al semaforo, che ancora non conoscevo ma che avevo intravisto prima proprio all'ingresso. Ci riconosciamo e mi dice: "Ah, oh, come è andata?" E io poi, che ne so, speravo bene a te. E lui: "E che ne so, speravo bene pure io." Poi all'improvviso mi chiamarono per dirmi: "Guarda, lascia stare con il nero perché tanto si è capito bene che non sei romano, però ti vogliono rivedere per un altro ruolo, per Scialoglia." Io andai immediatamente in crisi perché mi ero letto tutto il romanzo criminale, il romanzo, in 2 giorni per leggere bene, con gli occhi del nero naturalmente, quindi cominciai a rileggere in 2 notti tutto il romanzo criminale con gli occhi di Scialoglia. E commentai: "Cazzo, ma Scialoglia c'è molto di più, è un personaggio molto più grande, lo devo leggere con molta più attenzione." Insomma, alla fine andai ed ero più sfatto di prima, però alla fine insomma anch'io feci un po' di cambi, un po' di prove costume, prove look con Stefano, ma arrivò un messaggio poi concreto, secco, dove c'era scritto Scialoglia, nient'altro. E da lì capì che ero stato preso per Scialoglia, naturalmente stracasato e stracapanizzato.